Buongiorno amici, ben ritrovati. Questa mattina video soft, anche veloce, una ricetta per chi vuole stare in forma, non vuole ingrassare, per me che stasera devo andare a ballare. Finocchietti, questi sono i finocchi del mio orto. Li taglio a metà, non scarto niente, neanche la parte verde, il ciuffetto, niente. Uso il mio scassatissimo robot col disco e lo taglio tutto a fette. Oppure ho potuto fare col coltello, niente di che, non funziona. Ora sì. Così, messo dentro, taglio tutti i finocchietti a fettine, anche le foglie che si sono staccate. Li faccio tutti. Eccoli qua, li rimetto nel contenitore, questo è il risultato. Tagliati così, il verde, naturalmente prima di tagliarli li ho lavati, lavati bene, tagliati a metà, infilati nel robot, oppure potete tagliare col coltello come vi piacciono. Ora prendiamo una padella. Prendo una padella, accendo il fuoco e metto un po' di olio al rosmarino. In questo canale trovate la ricetta, questo è un olio fatto con il rosmarino, ne aggiungo un altro po'. Questo olio è fantastico perché ha un profumo e un aroma incredibile. Metto due spicchi di aglio, ho aggiunto anche una cipolla e lascio rosolare. Appena la cipolla è imbiondita metto giù tutti i finocchi. Aggiungo sale, e del buon pepe, pepe nero di qualità, sempre questo pepe di Letizia del Madagascar. Mescoliamo, lasciamo rosolare per qualche minuto. Ora che sono rosolate, attenzione, ho spremuto il succo di due arance e lo metto al posto dell'acqua. Rifaccio prendere il bollore, questi finocchi sono straordinari, seguite la ricetta fino in fondo perché spaccano. Buoni, gustosi, dietetici. Ora copriamo e lasciamo cuocere 10 minuti, 15 minuti, finché i finocchi non hanno la morbidezza che noi vogliamo. Nel frattempo che i finocchi cuociono, prendo un'altra arancia. Vanno bene queste qui da spremuta, che hanno la buccia sottile. E faccio questo con la buccia, rigorosamente con la buccia. Taglio l'arancia in questo modo. A fettine così, così, così e così, e lo metto a parte in una ciotolina, un'arancia intera per quattro finocchi, poi mi erano più. Poi io ogni tanto mi compro queste bustine di pistacchi già tostati, puliti e salati, li vado a tritare un pochettino, grossolanamente. Questa ricetta, dato che mi state chiedendo tante ricette anche per le feste, ragazzi, questo è un antipasto, un contorno che per le feste è da paura, è fantastico. Se poi volete stare un po' a dieta, un po' leggeri, questo è meraviglioso. Taglio grossolanamente i pistacchi e li metto a parte come con le arance. Intanto mi vado ad occupare di preparare qualcosa da accompagnare a questo meraviglioso contorno. Due spicchi di aglio e un po' di ciuffetti che ho tenuto a parte dei finocchi e li trito fini e prendo un'altra padella. I finocchi sono cotti,
sono belli teneri anche la parte verde. A questo punto tolto il coperchio, alzo la fiamma, aggiungo le fettine di arancia e le lascio cuocere qualche minuto insieme ai finocchi. Guardate che questa ricetta è meravigliosa. Nel frattempo qui ho un'altra padella. In questa padella ho messo un po' di olio, aggiungo l'aglio e il verde dei finocchi e lascio rosolare. Nel frattempo si è asciugata l'acqua dei finocchi con le arance, aggiungo quasi un vasetto di olive taggiasche, olive nere, quelle che più vi piacciono. Secondo me le taggiasche ci stanno meravigliosamente bene. Lasciamo andare 2 minuti. Aglio e finocchietto stanno rosolando. Qui ho dei filetti di merluzzo che erano surgelati, quelli del supermercato, quelli che hanno ovunque, che costano anche poco, insomma. Merluzzo, io adoro il merluzzo. In padella, così. Lui calerà molto, quindi. E ci metto pure questo sopra. Lascio rosolare a fiamma alta. Aggiungo un po' di sale e un po' di pepe, nient'altro. Nel frattempo i nostri finocchi sono pronti. Spengo la fiamma. Raduno un po' perché li servirò nella padella. Spolvero. Metto i nostri pistacchi che ci stanno da Dio. E un filo di olio strabuono. Così. E voilà. Questo è il nostro contorno. Adesso torniamo dal nostro merluzzo. Man mano che il nostro merluzzo si è rosolato, lo giriamo un po'. Direi che è pronto. Anche questo lo rigiriamo, mamma mia che profumo. Ancora 2 minuti e spegniamo. Alla fine abbiamo impiattato tutto. Guardate il merluzzo, è meraviglioso. Mettiamo un po' di limone per chi lo gradisce e un po' di pepe sopra. Un filino di olio buono, proprio così. Bene, guardate che pranzo in mezz'ora, in mezz'ora abbiamo fatto tutto, meraviglioso, finocchi, merluzzo, buon appetito!